chi lo doveva andare a pensare che noi due ci sposavamo. Vedo l'ora di stare a vedere le partite con te sul divano. Portare qualcosa o vai a rubare a San Nicola questo amore tanto grande quanto il mare, brilla forte più del sole, è un'estate con te. Tuo modo elegante di strisciare con gli zafferoni o il tuo tatuaggio così delicato del sette di denari con l'osso di bastoni. Da prendimelo tu, ma mio padre me lo ha detto appena uscito dalla questura, a me più che un matrimonio pare a vedere la caricatura. Questo amore tanto grande quanto il mare, brilla forte della mamma tua, bello della mamma tua, ma già, quanto è bello. Tesoro. Bella papà, finalmente siamo ritornati ad essere una famiglia unita. Che gioia, esultino i nostri cuoricini. Ma ta, Cicco, hai visto quanto ha ripreso colore? Finalmente è tornata ad essere un torello, hai visto? Quando serve da ripitore invece non si poteva guardare quanto era dimagrito. È diventato proprio un bel bambino, il nostro cos'è. Bella la mamma, bella la mamma, tesoro. Tesoro, di alla mamma, chi ti ha regalato la palla? La palla? Eh? Gio Paolo.
Zio Paolo! E zio Paolo? Chi è zio Paolo? Zio Paolo! E zio, non conosciamo cos'è cos'è zio Paolo. Cos'è zio Paolo? Zio Paolo, quello che hanno sfricanato il campionato! Che hanno sfricanato? Sì! I giocatori di pallone, ma te! Ciao Paolo! Ciao Paolo! L'ha regalato proprio lui? Sì, sì! Che bello! E adesso tu giochi con questo pallone? Sì, tanto, tanto! E vuoi giocare anche con papà? Ti ricordi i giochi che facevi con papà? Sì! Dai, proviamo, vediamo se te li ricordi, sì. Piccolo cos'è cos'è! Sì. Come facevamo? Sbagliato, sbagliato! Ha sbagliato! Sempre di no! Ha sbagliato! Qua fai... Oh, qua? E qua? Allora proviamo, adesso prova la mamma e tu. Ha sbagliato! Per dindirindini l'ho beccato! Vabbè, però, Cico, dai, quello sta ancora scioccato per i rapitori, non mica la colpa la sua. Hai sofferto tanto? Sì, ma non ho trattato male! Io ho sempre detto, chi dà gli schiaffi a bambino è un assassino delinquente. Ma non per gli schiaffi. Perché che? Non mi davo da mangiare. E sembra quello che a pensare, ma che... Filomena, vediamo un po' se si ricorda anche quelle altre cose che ci hanno insegnato all'allevamento del levante al bambino. Ah, è stato all'allevamento del levante. Ti ricordi che pagammo tutta quella retta per fargli insegnare come mangiare? Siccome come... pagasti tu, allora non me lo ricordavo. Ma sentire abbaia, papà? Che brava. E poi com'è che dormiva? Vediamo. Dormi! Svegliti! Dormi! È figlio nostro! Svegliti! Quante cari! Dai un bacio alla mamma! E quando piangeva? No, quello è troppo facile, però mi dispiace. Voglio vedere quando piangeva il bargolo! Cioè, io non so chi è più piccolo, tuo bambino! Facciamo vedere a papà come piangevi, piano piano, su! Hai visto? Nostro figlio, guardate come piange bene! Bella, bella la mamma, adesso basta, È proprio simpatico! Posso dare un... Posso dare un bacetto, papà? A papà? Sì! Gli dai un bacio, vuole un bacetto, vuole un bacetto! Posso dare? Me lo faccio avere come? Siamo proprio una famiglia unita noi polmoni! Chi è? Oh, buonasera! Ciao Filomena, sono venuto qui per far trionfare la verità. Arrivate per i me, sono arrivato. Prego, vi accomodati! Ciao Cico. Ciao Vito, ciao, hai fatto benissimo a venirci a trovare. Ma c'è, che sorpresa però. Siamo veramente contentissimi che tu sia venuto a vedere quanto si gioisce in questa casa, in questa famigliola unita, Vito. Sono poco spolano. Vito, prima che tu dica qualsiasi cosa, posso offrirti niente? Ma un gelato. Un gelato, perfetto. Cico Palmone, vai a comprare dei gelati. Ma che li vado a comprare a fare, amore mio? Abbiamo i frigoriferi pieni di gelatini. Abbiamo tutti i gusti. No! Ma Vito gli piace il pistacchio, gli piace. Vero Vito che ti piace il pistacchio? Certo, ce l'abbiamo il pistacchio. Pistacchio ce l'abbiamo. Ma gli piace anche la crema, la crema. Ce l'abbiamo la crema! Cico Palmone, gentilmente, che gusti non abbiamo? Il Ribes! Io dimenticavo che a Vito gli piace proprio il Ribes. No, buonissimo, va bene il Ribes. Ti piace il Ribes? Sempre strani questi consiglieri verdi, vuoi il Ribes? E lo vado a comprare, lo vado, ben volentieri. Sai pure quanto ti pare, tanto parlo io con Vito. Andrò da Gasperini, che fa dell'ottimo Ribes, vengo subito. Vito, innanzitutto alza la voce. Scusate, avevo dimenticato di salutare. Ciao, ciao. Ciao, Cico. Cos'è voi? È proprio polmone. D'altronde non potevamo aspettarci diversamente da uno che porta questo cognome. Vito. Dobbiamo dirglielo. Non ce la faccio più. Anche durante i giorni del sequestro del povero cos'è cos'è ero disperato a Roma. Dobbiamo dirglielo. Non possiamo tener nascosto a polmone tutto ciò.
Il problema è che io non voglio dargli questo dispiacere. Eccomi gente di torno! Oh, caspiterino, mi sono blocco sempre su sfaccetto di microfonino. Eccomi qua che sono tornato. Voi non ci crederete. Ma il Ripper sarà finito, i boh. Ah, ma c'è, che peccato, che peccato. Dottor... Ma Vito, sarei sudato, senz'altro. Vorrei mica darti una sciacquatina. Delle salviette. Delle salviette, Giuseppe. Delle salviette. Abbiamo le salviette. Salviette rinfrescanti? Sì. Mi dispiace, ce l'avevamo sino alla settimana scorsa. Poi ho un po' sudato e me lo sono squasciato tutto addosso. Cioè, Cico, vai a comprare le salviette. Vado a prendere le salviette rinfrescanti. Gentilmente, Cico, se puoi andare a Valenzano a prendere. C'è proprio la farmacia del mio amico Gigino a Valenzano. Vado da Gigino a Valenzano. Vai. Cico, mettici tutto il tempo che vuoi. Sei tranquillo, sarò un portento fulminante. Speedy Gonzales, proprio un portento. Ben Johnson. Vito. Dobbiamo, non possiamo. Scusate, mi sono dimenticato di salutare. Ciao, ciao. Ciao, Cito. Vito, noi non possiamo dirglielo, assolutamente, assolutamente non gli si può dire. Che quello sviene, quello muore se noi glielo diciamo. D'altronde, dopo aver sofferto tanto per cos'è cos'è, io non so. Ma è ancora peggio tenerglielo nascosto. Tu dici? E anche al piccolo cos'è cos'è, bisogna dirlo. Che cosa? Cos'è cos'è? Diciamo prima a lui. Diciamo prima a lui. Che cos'è? Non ti spaventare. No. Ma d'altronde, dopo aver conosciuto Polmone, non puoi più spaventarti di niente. Quello alla tua destra è il tuo vero padre. Per forza! Sì, per forza. Quello è. Sei venuto bene, figlio mio. Come si chiama? Si chiama Vito Leccese. No! Piuttosto un Polmone che un Leccese! Non sei detto che sei a costo! Sono tornato, sono andato da Gigina Valenzano e non c'avevo le salvettine per i rinfrescanti. Questo va bene lo stesso? Ma te, quanto sei polmone, Cico. Cico, fermati un attimo con noi e ascolta ciò che io ho da dirti. Anzi, Vito, gliela vuoi menare tu la mazzata? No, forse tu hai le parole giuste, Filomena, per dirglielo. Dici tu, glielo meno io il campione. Che cosa mi dovete menare a me? Cico, tu non sei il padre di cos'è cos'è. E chi è il padre? Il vero padre di cos'è cos'è è Vito. Vito! Ti avevo detto io che sarebbe svenuto, ma te! Ma te! Soccorruomo, soccorruomo! Cico Polmone! Cico Polmone! Cico, riprenditi, dai, è una storia vecchia, ormai è finita, è una storia di tanti anni fa. Cico Polmone! Filomena è con te e potrei tenerti anche cos'è cos'è, ve lo lascio. Hai sentito, Cico? Ce lo lascia! Cico! Cico, del resto io non posso portarmelo a Roma, lì alla Camera non fanno entrare mica certe bestie. Per forza, gli animali non entrano al Parlamento. Cico, non potere... Cico, ti prego, reagisci, Cico! Cico! Ormai tutto è finito fra noi. Fra me e Filomena. Dai, Cico, riprenditi. Ma tu, visto quanto fa brutto però, eh? No, t'avevo pure votate, t'avevo. Non è questo l'importante. C'è un po' troppo baldanzone, tutto l'eccesso. Filomena, io dovevo farlo, non potevo più tenerlo, questo segreto. E mi si è arruinata a me, mi si è arruinata. Va bene. Grazie, Vito. Ciao, Cico. La tua onestà verrà premiata. Ciao Vito, presto rivederti. Ciao cos'è. Saluta papà. Ciao Leccese. Accompagni Cico, che maniere, senza educazione proprio, ma c'è. In fin dei conti cosa ha detto, dai. Non so, giriamo adesso, scusa. Ti sei arrabbiato perché mi hai visto con Maria. Che ci posso fare se quella viene a casa mia? Cielo verso un muso di volte, ma lei da un orecchio ci entra, dall'altro ci esce. Come se...
che mi interessa, andassero a rubare. Io ti amo e chiacchieremo, ce ne vogliono. Io ti amo e chiacchieremo, ce ne vogliono. A me. Proprio ieri ho avuto quest'intuizione di passare a pomeriggio sotto il tuo balcone e di colpo prendere e mettermi a gridare, e ti voglio bene come un bambino e mai terminare. Ma mi accorgo che te ne stai andando via, e dal mio universo e dalla vita mia. No, ti prego, mio dolce cielo, non mi lasciare, o se no io prendo un piancone e mi getto a mare.